Amici di Avvi Live, siamo in compagnia di Francesco Pergola, giovane DJ avellinese classe 2002. Un DJ che si sta facendo strada avendo suonato anche in diversi locali della città. Francesco, ti chiedo subito, com'è nata la passione per la musica? Questa passione per la musica nasce fin da quando ero piccolino, dai 3-4 anni. Mio padre mi faceva ascoltare il rock, il blues, da Eric Clapton, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Paul McCartney, Michael Jackson, anche nell'ambito più commerciale, più pop. Poi con il passare degli anni mi si è aperto il mondo dell'elettronica, che è un mondo vastissimo, grazie ai Daft Punk e grazie anche a mio padre, che mi ha spinto nel primo approccio con questa meravigliosa materia, questo meraviglioso genere. E quindi, insomma, da lì poi è nata tutta una continua scoperta di artisti, generi e tanto, tanto, tanto altro. Canzoni, tracce. Quali sono i tuoi modelli musicali e soprattutto quelli da cui poi trai un po' di ispirazione? Sicuramente la mia principale fonte di ispirazione è Dixon, DJ tedesco, pioniere della musica deep, techno, elettronica, fondatore di Inner Vision, che penso sia attualmente una label top nel mondo dell'underground. Quindi Dixon, insomma, è il mio idolo dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista tecnico. Tecnicamente mi ispiro molto a lui, ma anche tra i tanti c'è Agoria, Amé, ma anche il mio amico Angelo Frida, che mi ha dato una grossa mano nell'inserirmi e nell'approcciarmi ancora di più in questo meraviglioso genere. Spero ci sia la nascita di qualche artista che possa veramente cambiare le carte in regola, come le hanno cambiate gli artisti del passato come Prince, Michael Jackson. Se ti chiedo di darmi tre nomi nell'ambito del mondo musicale italiano, i nomi che ti hanno sempre affascinato, quali sono? Sicuramente il mio cantante italiano preferito è Claudio Baglioni. Sono cresciuto con Baglioni grazie ai miei genitori, che mi hanno dato questo amore infinito verso la sua figura e la sua musica. Tant'è che sono andato a vedere anche insieme ai miei genitori, penso, una ventina di concerti. Cosa ti piace di Baglioni? Baglioni mi piace la melodia, tutto, le parole, i testi, gli arrangiamenti, ha dei musicisti fantastici, fa degli spettacoli meravigliosi, penso sia un artista completo a 360 gradi. Poi altri artisti, ad esempio adoro Pino Daniele, Lucio Dalla, sono cresciuto anche con loro, mi riportano all'infanzia, alle loro melodie, ai loro suoni. Continuo ad ascoltarli tuttora, nonostante purtroppo siano passati a miglior vita, però le leggende non muoiono mai, loro sono delle leggende e resteranno vive per sempre. Sappiamo che frequenti il terzo anno del liceo scientifico tradizionale, del liceo polivalente Imbriani di Avellino, ma a parte lo studio, cosa ti piace fare nel tempo libero, quando non ti occupi di musica e quando non fai le serate? Sicuramente, oltre alla musica, c'è tanta altra musica, però un altro mio debole sono gli orologi. Ho una grandissima passione per gli orologi, adoro i meccanismi, la meccanica, la storia che c'è dietro, quindi sicuramente quella è tra le mie passioni. Poi la maggior parte di ciò che faccio riguarda la musica, quindi nel mio tempo libero suono la chitarra, suono il piano, produco musica, quindi gira tutto intorno alla musica. Tornando alla musica, se dovessi definirla attraverso un aggettivo, quale useresti? Meravigliosa, completa, emotiva, ti dà la carica. La musica è tutto, dà tutto, e veramente per me è la mia principale fonte di ispirazione in qualsiasi cosa, quindi la musica mi dà tutto. Qual è secondo te il messaggio profondo che può dare la musica ai giovani, ma non solo? E anche se secondo te c'è qualcosa di negativo nella musica, cioè se la musica toglie qualcosa? La musica dà quando c'è una base artistica, culturale abbastanza alta, notevole. La musica non dà quando questa viene a mancare la cultura e, insomma, la pura essenza della musica, il ragionamento, lo studio,
l'emozione, perché io penso che anche nella produzione la nascita di una traccia venga da un insieme di emozioni provate nel passato, o emozioni che si provano tuttora. Quindi se non c'è un fondo culturale, non c'è un fondo emotivo, penso che è inutile proprio approcciarsi con essa. Quindi, ad esempio, ritornando al discorso della trap, i testi della trap, del genere trap, non sono pressoché nulli, non lasciano niente, a differenza di un testo, casomai, di De André, Dalla, Baglioni. Ovviamente non possiamo fare un paragone fra la trap e questi grandi del passato, però la musica deve lasciare necessariamente un messaggio culturale ed emotivo a tutti. Nella musica sappiamo che le esibizioni live dei cantanti, ma anche dei DJ, sono molto importanti per arrivare ancora maggiormente al pubblico. Hai assistito a qualche live fino adesso nella tua vita? Nella mia vita ho visto sicuramente una ventina di concerti di Baglioni, B.B. King, Eric Clapton, e poi sto partecipando alla realizzazione di concerti con l'associazione FITS. Saluto anche gli amici Lello Pulzone e Luca Caserta al Conservatorio Domenico Cimarosa, nell'auditorium. Organizziamo concerti rock, ad esempio l'ultima volta abbiamo portato i Wire, a giugno portammo i Dream Syndicate, band storiche degli anni 70-80. Quindi, insomma, ripeto, ruota sempre tutto attorno alla musica e la mia vita penso sia basata sulla musica.